Patri nella lode, benedite, lodate il suo nome. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, e servitelo con gioia, andate a lui con esultanza, acclamate voi tutti al Signore. Voi che buono è Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà si estende sopra ogni generazione. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, siamo in tanti questa mattina nella chiesa di San Pio per celebrare la solennità di Cristo, Re dell'Universo. E l'Universo inizia dal cuore di ognuno di noi, perché il cuore è capace di contenere Dio, e se è capace di contenere Dio, è capace di contenere, come diceva Pascal, l'intero universo. Chiediamo al Signore che purifichi il nostro cuore dai peccati e dal male, per renderci e renderlo capaci di questa accoglienza, accoglienza di Dio, accoglienza del prossimo, accoglienza dell'intero universo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Yeah.
Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. O Padre, che ci hai chiamati a regnare con Te nella giustizia e nell'amore, liberaci dal potere delle tenebre, fa che camminiamo sulle orme del Tuo Figlio e come Lui doniamo la nostra vita per amore dei fratelli, certi di condividere la Sua gloria in Paradiso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Ebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul, su di noi tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele, dal re a Ebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Ebron, davanti al Signore, ed essi unsero Davide, re di Israele. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andremo con gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose, e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza, e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece ridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostarono per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Cari fratelli e sorelle, nella solennità di Cristo Re dell'Universo, nel ciclo dell'anno liturgico C, che completiamo oggi, abbiamo ascoltato il Vangelo di Luca, che potremmo dire ci presenta il palazzo reale e la sala e il trono del Cristo Re dell'Universo. Il palazzo reale è il Monte Calvario, la sala del trono è la vetta di questo monte dove si consumano patiboli e condanne a morte per i motivi più diversi, e il trono è la croce, e continuando l'immagine, la corona e la corona di spine che cinge il capo che gronda di sangue per noi. E l'invito a contemplare questa regalità di Cristo, questa regalità del nostro Salvatore. In qualche modo anche noi oggi, per come è disposta, ecco, questa nostra assemblea liturgica, per la posizione della croce e per chi ci sta sotto, possiamo dire che stiamo rivivendo anche plasticamente, iconicamente, quel momento decisivo della regalità di Cristo e della salvezza nostra e dell'intero universo. Siamo adesso sotto la croce di Gesù,
il suo trono, dove ha il potere di dare la vita. E anche noi siamo folla o soldati o condannati al suo fianco, e anche noi rivolgiamo a lui forse le stesse parole: salva te stesso, scendi dalla croce e salva anche noi e ti crederemo. E la tentazione di tutti e di ognuno, potrei dire anche la mia. Per tre volte abbiamo ascoltato dalla folla, dai soldati e da uno dei condannati questa richiesta. Ci rimanda in qualche modo all'inizio del cammino evangelico, evangelizzatore di Gesù. Ci rimanda ad un altro monte, il monte delle tentazioni, alle tre parole del demonio, ai suoi tre inviti, che tornano tali e quali al momento dell'offerta della sua vita in croce. Salva te stesso e noi con la forza dei miracoli. Magari sono i miracoli che vorremmo attenderci dalla scienza o dalla tecnologia in sviluppo, o da un'economia che risolva tutte le nostre problematiche. È una tentazione che poi fa differenze e separazioni, non salva tutti, rende alcuni forse più forti di altri, divide il mondo. E la tentazione di un potere, che sia politico o di qualsiasi genere, che vuole imporre la propria presenza e il proprio dominio, magari utilizzando oggi i mezzi delle statistiche, degli exit poll, dei tentativi di voler ricominciare continuamente da capo. È una tentazione che divide, che pone alcuni al di sopra di altri, non per servire, ma per farsi servire e per ottenere i propri interessi. O è la tentazione, la terza, la più infingarda, soprattutto per chi crede di credere o dice di credere, di utilizzare la religione, come è stato lungo tutti i secoli, come instrumentum regni, strumento di potere o di convincimento delle coscienze, delle menti e degli animi della gente. A queste tentazioni il Signore, dalla montagna delle tentazioni, fin dal suo primo passo come missionario del Padre, ha rinunciato e ha detto chiaramente il suo no. E al momento della morte in croce, dell'offerta della vita per la salvezza nostra e dell'intero universo, lo ha ripetuto con il silenzio del rimanere inchiodato alla croce, perché fosse il Padre a rispondere. Quelle tre tentazioni rimangono nel cuore, credo, di ognuno di noi, anche se non abbiamo le forze o non siamo nelle condizioni di poterle sviluppare. Chiediamo allora al Signore almeno di saper utilizzare la parola dell'altro condannato. Signore, non salvare te stesso, neppure me, ricordati di me, o meglio ancora, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. Ricordati di me, ricordati di noi, o Signore, da questa croce che ti porta e ti evidenzia
come colui che ha svolto un unico potere, il potere di dare la vita fino all'ultima goccia di sangue e all'ultimo respiro. E allora ascoltiamo dalla croce le sue parole, almeno due: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il potere del perdono senza chiedersi il motivo, il potere della misericordia che raggiunge in modo universale tutti e tutto senza abbandonare o dimenticare nessuno e nulla. E quel o sete e tutto è compiuto. Sete d'amore, sete di perdono, sete di misericordia, sete di giustizia. Lo abbiamo chiesto nella preghiera di colletta. Aiutaci a regnare con te nella giustizia e nell'amore, che sono le uniche realtà possibili per un regno secondo Dio, giustizia e amore, e come te dare la vita per i nostri fratelli. Contempliamo questa verità incarnata su questo monte di San Giovanni Rotondo del Gargano, dove per 50 anni Padre Pio disse carnalmente, con la sua vita e con la sua presenza fisica, queste medesime parole e la medesima esperienza del regno universale di Gesù nella giustizia, nell'amore, nel perdono e nella misericordia, nel silenzio che però sa ascoltare e rispondere al cuore di ognuno e di tutti. Che San Pio, che contempliamo, che guardiamo, che veneriamo, ci aiuti a stare sotto la croce del Signore in questo modo, e se è necessario anche a salirci e lasciarci come Lui inchiodare e rimanere. Ecco, sono due immagini o icone parallele: il Calvario con Cristo in croce, il nostro Monte Santo con San Pio, che non avrei paura anche per distinguerlo da tanti altri santi, e sono tutti papi, credo, che portano il nome di Pio, non avrei paura a chiamarlo San Pio Magno, il grande, perché ha espresso fisicamente nella sua vita, attraverso le stigmate, il silenzio, l'ascolto e lo strumento della misericordia, esattamente la grandezza del Signore che salva dalla croce, che regna dalla croce, che si fa giustizia, amore, perdono e misericordia per tutti e tutto. Amen. Credo in un solo Dio. Credo in un solo Dio.
guardiamo a Cristo crocifisso, l'innocente che ha preso su di sé, insieme al legno della croce, i dolori e le sofferenze dei giusti e degli ingiusti, e a Lui presentiamo la nostra invocazione. Preghiamo insieme e diciamo: Padre, venga il tuo regno. Padre, venga il tuo regno. Per la Santa Chiesa, perché sia per il mondo testimone credibile del Cristo Re, attraverso il servizio e l'amore verso il prossimo. Preghiamo. Padre, venga il tuo regno. Per tutti i sacerdoti, perché siano fedeli alla loro missione di pastori del popolo di Dio, attraverso una fede autentica e conforme al Vangelo. Preghiamo. Padre, venga il tuo regno. Per i responsabili della politica e dell'economia, perché le logiche di potere non governino le loro scelte, ma si mettano al servizio della giustizia e del bene comune. Preghiamo. Padre, venga il tuo regno. Per tutti noi, discepoli del Cristo, Re e Signore dell'universo, perché possiamo vivere una vita da veri cristiani attraverso opere di vera carità fraterna. Preghiamo. Padre, venga il tuo regno. O Padre, aiutaci a realizzare fin da oggi il tuo regno d'amore e di pace. Ti chiediamo: sia Gesù il re di noi come cristiani, re delle nostre famiglie e della nostra comunità. Per Cristo nostro Signore. Gradisci, Signore, con questo pane consacraci a te, rendici santi nella fedeltà, rendici puri nella carità. Come il piccolo seme lasciato serrare nella zolla, sei vera linfa di vita.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla de gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa. Accetta, o Padre, questo sacrificio di riconciliazione e per i meriti del Cristo tuo Figlio, concedi a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta? Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e re dell'universo, il tuo unico Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, operò il mistero dell'umana redenzione. Assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nella preghiera di Gesù c'è il richiamo al regno di Dio, la domanda venga il tuo regno. Il Signore è nel futuro, ci precede. Lo chiediamo attraverso la sua preghiera che allontani da noi le tentazioni del pessimismo, della nostalgia del passato e ci aiuti ad attendere e a guardare con speranza al futuro, perché Lui e il suo regno è davanti a noi e nel futuro. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Per tuo regno, per la potenza e per la gloria dei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli della luce, donatevi un gesto di pace. Uniti in questo calice siano per noi cibi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò. Thank you.
nostro cuore. Se per noi il prezioso frutto della vigna del Signore, dalla vite ai tralci sorre la vitale linfa che ci dona la vita divina, sorre il sangue dell'amore.
Preghiamo. Ma non la fanno la O Dio nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel suo regno glorioso. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Mentre ringrazio il nostro padre arcivescovo, Monsignor Franco Moscone, l'arcivescovo Domenico, i confratelli presbiteri, i confratelli cappuccini giunti da Campobasso, le distinte autorità, ecco, voglio dare alcuni avvisi circa la traslazione del venerato corpo di San Pio da Pietrelcina presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Chiaramente il tempo non ci permette di fare una processione, quindi Padre Pio lo porteremo con un automezzo. Andremo lentamente da qui verso la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Vi chiedo semplicemente di esercitare un po' la pazienza, quindi chi vuole può seguire anche il carro, ma chiaramente la pioggia è molto forte, altrimenti pian pianino potete guadagnare l'uscita. Dovete, uscendo dalle porte, andare tutti sulla sinistra. Da qualsiasi porta uscite, andate sulla sinistra. Noi termineremo la celebrazione della messa adesso, poi ritorneremo qui per fare una piccola preghiera e inizieremo il momento della traslazione. Chi deve partecipare alla messa delle 11:30 può attendere qualche minuto, perché non appena noi andremo via, qui ci sarà la celebrazione prevista per le 11:30. Chi vuole già pian piano, dopo la benedizione, può iniziare ad andare verso Santa Maria delle Grazie. Anche lì sicuramente ci sarà da aspettare un po' prima di arrivare vicino alla reliquia di San Pio e dinanzi al quadro della Madonna di Częstochowa, che è pellegrina qui da noi in questi giorni. Quindi davvero offriamo in questo giorno così particolare e speciale, ecco, il sacrificio di saper attendere con pazienza. Siamo tanti e dobbiamo collaborare tutti. Grazie. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Del suo sangue
sfigurato, amore crocifisso. In diretta dalla chiesa di San Pio qui a San Giovanni Rotondo è da pochi minuti terminata la celebrazione eucaristica presieduta da padre Franco Moscone, vescovo della diocesi di Vieste, Manfredonia e San Giovanni Rotondo, in questa domenica di Cristo Re in cui, come ricordato già precedentemente la Santa Messa, parteciperemo alla traslazione della reliquia del corpo di Padre Pio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il rettore, avete ascoltato le parole del rettore del santuario Fra Francesco Di Leo, che ha appunto ricordato come il tempo purtroppo oggi non permette lo svolgersi della consueta processione, per cui la teca della reliquia appunto del corpo di San Pio verrà trasferita in Santa Maria delle Grazie con un automezzo. Qui state vedendo appunto il sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie e state appunto anche capendo come le condizioni meteorologiche purtroppo oggi non sono dalla nostra parte, ma comunque è un momento di preghiera, comunque verrà data appunto la possibilità ai tanti pellegrini devoti presenti nella chiesa di partecipare a questo momento della traslazione. Sicuramente tanti si saranno collegati solo ora su Padre Pio TV in attesa della Santa Messa delle 11.30. Avvisiamo che oggi la giornata è davvero particolare e speciale in quanto l'ultima domenica del mese di novembre il corpo del Santo di Pietrelcina viene spostato nel santuario di Santa Maria delle Grazie, quindi la Santa Messa è stata celebrata alle 10. Prossimo appuntamento con la celebrazione domenicale alle 18 di questo pomeriggio. Vorrei, Maria Antonia, soffermarmi su un paio di passaggi pronunciati da Padre Franco Moscone durante l'omelia di oggi, pronunciata a braccio. Ha parlato delle tentazioni, di tre tentazioni: la tentazione del potere e del dominio, la tentazione che divide non per servire ma per farsi servire, poi la tentazione, quella più infingarda, come ha detto padre Moscone, utilizzare la religione come strumento di potere, e a questa tentazione il Signore ha rinunciato per la salvezza nostra e di tutto l'universo. E poi si è anche soffermato sull'importanza di fare nostre le parole dell'altro condannato, quello accanto a Gesù nel momento della crocifissione, quando gli ha detto: ricordati di me quando sarai nel tuo regno, ricordati di noi, ha aggiunto padre Franco Moscone, perché è importante, ecco, ascoltare dalla croce le parole che sono state pronunciate dallo stesso Cristo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E quindi di qui è agganciato l'importanza del potere del perdono, della misericordia, affinché possa raggiungere tutto il mondo, tutto l'universo, la sete di giustizia, di amore e di misericordia che c'è nel mondo. E poi non poteva non fare riferimento alla vita, alla spiritualità, alla presenza del Santo Cappuccino. Ha detto padre Franco Moscone: contempliamo questa verità sul monte, su questo sacro monte del Gargano, dove per 50 anni padre Pio ha detto, ha vissuto con la sua stessa vita e con la sua stessa presenza fisica queste parole, ha incarnato il crocifisso, ha incarnato il silenzio che sa ascoltare, la misericordia. San Pio è stato sulla croce insieme a Cristo, e quindi quello che ha incarnato appunto il Santo di Pietrelcina, il Cristo crocifisso, e poi l'importanza anche della misericordia e del perdono. E poi ha concluso definendo padre Pio, potremmo chiamarlo San Pio Magno, perché ha espresso con il silenzio e l'ascolto, con la sua vita in un confessionale, come più volte lo abbiamo definito, padre Pio che ha elargito la misericordia e la grandezza del Signore, che si fa perdono e misericordia. Questo un po' in sintesi le parole, alcuni concetti chiave pronunciati durante l'omelia da padre Franco Moscone. Sempre preziose le parole che appunto il nostro amato vescovo padre Franco riesce a donarci in questi momenti, in queste
ricorrenze speciali. Mi viene in mente adesso anche un'altra bellissima immagine che ci regalò Padre Franco proprio per descrivere questi luoghi sacri e per descrivere il segno che San Pio ha lasciato in questi luoghi sacri. Questa immagine che ci regalò proprio in occasione dei 20 anni della beatificazione di Padre Pio, descrivendo, parlando proprio di Padre Pio e di questa terra come luogo di calvario e giardino di resurrezione. Ma intanto torniamo a collegarci con il santuario di San Pio per partecipare a questo momento di preghiera. Del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Procediamo in pace. Cireneo, cos'è nella tua carne compire i patimenti del nostro Salvatore? Che mi colpisce, Maria Antonia, questo non vorrei sbagliare, ma credo che sia il terzo anno, io poi non sono molto brava con le date, il terzo anno in cui Padre Pio appunto viene spostato, traslato, esatto, l'ultima domenica di novembre dalla chiesa di San Pio al santuario di Santa Maria delle Grazie. Quello che mi colpisce è questo affetto dei fedeli e dei devoti che magari decidono, anche gli stessi pellegrini che decidono di ritagliarsi 2 giorni per stare qui a San Giovanni Rotondo e assistere a questo momento. Abbiamo visto delle immagini anche utilizzando il proprio smartphone e il telefono per catturare una immagine, un frammento, pochi secondi di video di questo momento, e ormai davvero tutto è diventato virale e virtuale, magari per portare a casa un momento di questa giornata. Noi siamo ovviamente sempre contenti invece di portare nelle vostre case questi momenti, proprio per voi che magari non potete essere qui fisicamente, cerchiamo appunto di regalarvi queste immagini, il nostro umile racconto e darvi quindi la possibilità di partecipare a queste ricorrenze, a questi eventi speciali. Io prima stavo ricordando l'espressione di Padre Franco data proprio in occasione del
dei 20 anni della beatificazione di Padre Pio, mi sono interrotta appunto per ridare poi la linea alla chiesa di San Pio e per la benedizione finale, però siccome è un'espressione che è davvero significativa, voglio riallacciarmi a quel discorso, Paola, completare sì, questa certo. mia citazione di Padre Franco, che appunto dicevamo ha descritto questo luogo, questa terra sacra e il segno che San Pio ha lasciato su questa terra in questo modo. Padre Pio ha reso questo monte, questa nostra città, calvario e giardino di resurrezione. Quassù, ancora oggi, attraverso le opere di Padre Pio, è possibile contemplare il calvario e il giardino della resurrezione. Quando diciamo calvario, pensiamo appunto alla casa sollievo della sofferenza e agli ammalati, mentre il giardino di resurrezione è rappresentato dal santuario, segno di intercessione, e dai passi dei pellegrini, i passi dei pellegrini che stiamo vedendo anche in questo momento. Qualcuno sfida anche la pioggia e comunque si sta spostando appunto dalla chiesa, dal santuario di San Pio alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove appunto ricordiamo oggi verrà traslata la reliquia del corpo di Padre Pio. E queste immagini non possono riportarci alla mente quel giorno di febbraio, quando del 2016, quando il corpo del santo di Pietrelcina, dopo la Santa Messa delle 7:30, viene portato, viene appunto sistemato su un'automobile, su un furgone che poi trasporterà il corpo del santo di Pietrelcina da San Giovanni Rotondo con tappa San Marco in Lamis fino a Roma per l'esposizione straordinaria del corpo di Padre Pio e di San Leopoldo Mandic, questi due frati cappuccini che hanno incarnato davvero il valore e la bellezza della misericordia e del perdono. Quindi sono immagini che davvero ci riportano indietro a quello che è successo ormai 3 anni fa, ma che sicuramente continua a rimanere vivo nei cuori di quanti lo hanno vissuto dal vivo, di quanti sono venuti a San Giovanni Rotondo, si sono soffermati a Roma. Ricordo le lunghe file per entrare in San Pietro, coloro i quali invece poi hanno preferito attendere Padre Pio a Pietrelcina. C'è stata anche la sosta a Pietrelcina e poi il rientro a San Giovanni Rotondo. In un anno straordinario, il 2016, l'anno durante il quale Papa Francesco ha indetto il Giubileo straordinario della Misericordia. Chissà se in futuro accadrà un'altra volta un evento del genere. Beh, chissà, ma tutto è possibile. Tutto è possibile, lasciamo fare la provvidenza. Esatto. Questo mese di novembre, però, è caratterizzato anche, ormai appunto tu ricordavi, è il terzo anno che la reliquia del corpo di San Pio viene traslata in Santa Maria delle Grazie, e è il terzo anno anche che questo mese, che in questo mese di novembre si vive spiritualmente anche la centralità della fortissima devozione mariana di Padre Pio. Lo stiamo ricordando quest'anno attraverso la presenza appunto del quadro dell'icona pellegrina della Madonna di Cestocova, anche l'anno scorso con il quadro della Madonna di Pompei, 2 anni fa con la statua pellegrina della Madonna di Fatima. E vogliamo anche ricordare che la presenza del quadro della Madonna di Cestocova qui a San Giovanni Rotondo è anche un'occasione voluta appunto dai frati minori cappuccini per dare inizio proprio alle celebrazioni per il 100° anniversario della nascita di San Giovanni Paolo II, il Papa che ebbe un rapporto stretto, personale, intenso con Padre Pio, sotto il cui pontificato appunto ci fu la beatificazione e la canonizzazione. Allora, tu parlavi appunto della traslazione di San Pio a Roma nell'anno della Misericordia e appunto di Padre Pio e San Leopoldo Mandic, scelti proprio come testimoni della misericordia. Mi riallaccio a quello che stavi dicendo tu e vorrei riportare alcuni frammenti, alcuni stralci, proprio per ricordare questo rapporto stretto di San Giovanni Paolo II con Padre Pio, tratti proprio dall'omelia pronunciata da Giovanni Paolo II nel giorno della canonizzazione di Padre Pio, il 16 giugno
2002. Giovanni Paolo II, appunto, parlando di Padre Pio, parlò delle tante prove che l'umile cappuccino si trovò ad affrontare. E la vita e la missione di Padre Pio testimoniano che difficoltà e dolori, se accettati per amore, si trasformano in un cammino privilegiato di santità che apre prospettive di un bene più grande, noto soltanto al Signore. Ricordò ancora Giovanni Paolo II il vanto della croce, quanto è attuale la spiritualità della croce vissuta dall'umile cappuccino di Pietrelcina, e ha ricordato come il nostro tempo ha bisogno di riscoprire il valore, per il valore appunto della croce, per aprire il cuore alla speranza. Ovviamente ha sottolineato come in tutta la sua esistenza Padre Pio abbia cercato una sempre maggiore conformità al crocifisso. Senza questo costante riferimento alla croce non si potrebbe comprendere fino in fondo la santità di Padre Pio. E poi, ovviamente, uno dei tratti più distintivi della spiritualità di Padre Pio, a cui tu facevi riferimento prima, Paola, è stato generoso dispensatore della misericordia divina, rendendosi a tutti disponibile attraverso l'accoglienza, la direzione spirituale, specialmente l'amministrazione del sacramento della penitenza. E sono proprio queste le parole che sono state poi riprese anche da Papa Francesco proprio nei giorni della permanenza di Padre Pio a Roma, in occasione appunto del Giubileo straordinario della Misericordia. E adesso vogliamo, almeno idealmente, spostarci a Pietrelcina. Intanto siamo in diretta, sono le 11:41 e 50 secondi in questo istante, a beneficio di coloro i quali si fossero sintonizzati solo in questo istante su Padre Pio TV. Stiamo trasmettendo la traslazione, lo spostamento delle reliquie del Santo dalla Chiesa di San Pio al Santuario di Santa Maria delle Grazie. Causa pioggia e maltempo, la teca con il corpo del Santo è nel furgone che vedete in lontananza, quello grigio, quindi la Santa Messa delle 11:30 non sarà trasmessa, prossimo appuntamento con la celebrazione alle 18 di questo pomeriggio. Detto questo, vogliamo, Maria Antonia, spostarci almeno idealmente a Pietrelcina, dove lo scorso 9 novembre si è tenuto, ci dicono di aspettare, quindi abbiamo questo servizio molto bello che è stato realizzato in occasione del premio Padre Pio da Pietrelcina. Però mi fanno segno dalla regia che dobbiamo aspettare, attendiamo ancora indicazioni. Vogliamo anche ricordare che dopo il trasferimento di San Pio nel Santuario di Santa Maria delle Grazie ci sarà la preghiera dell'Angelus proprio nel santuario, dinanzi al quadro della Madonna appunto nera di Cestocova, che è presente appunto in Santa Maria delle Grazie, che sarà presente qui a San Giovanni Rotondo fino a domani alle ore 8. L'icona pellegrina della Vergine Regina della Polonia farà ritorno a Cestocova, santuario appunto di Jasna Góra, nella terra polacca. Devo dire che, nonostante la pioggia, vedo... C'è una bella scorta di esatto, pellegrini. Vedo queste ali colorate dagli ombrelli, ovviamente, che accompagnano il furgone, l'auto appunto che sta portando la reliquia del corpo di San Pio. Ho visto dei segnali. Sì. Allora, siamo regia. Pronti perché vogliamo almeno collegarci idealmente con Pietrelcina, con la città dove Padre Pio è nato e dove il 9 novembre scorso c'è stata una serata all'insegna della presenza di grandi testimoni e persone che hanno Padre Pio nel cuore. Non aggiungo nient'altro, perché a raccontarci meglio quello che è successo il direttore Stefano Campanella in questo servizio dedicato al premio Padre Pio da Pietrelcina, che si è svolto a Pietrelcina il 9 novembre scorso. Ha appena superato il traguardo della 19ª edizione e si accinge a raggiungere quello dei due decenni, il premio Padre Pio da Pietrelcina, ideato e diretto da Gianni Mozzillo e promosso dall'associazione Amici di Padre Pio, spiritualmente diretta da Padre Marciano Morra. 11 i premiati della manifestazione targata 2019 che si è svolta al Palavetro della città sannita, grazie alla regia organizzativa di Claudio Crovella e con il patrocinio dell'amministrazione comunale e della regione Campania.
Tra i premiati, il primario di urologia di Casa Sollievo della Sofferenza, Antonio Cisternino, che ha rivelato il suo orgoglio di lavorare nell'ospedale fondato dal cappuccino stigmatizzato. La mia esperienza in giro per il mondo, a Padova per quasi 30 anni, alla formazione della scuola urologica padovana, non avrebbe mai potuto avere un suggello, una cornice meravigliosa come questo, a compendio di quella che è la mia carriera di medico e di chirurgo. E quando è arrivata la chiamata mi si è squarciato il petto nel pensare che quello che sapevo fare l'avrei potuto far diventare ancora più grande potendolo fare per Casa Sollievo della Sofferenza. Il riconoscimento è stato tributato anche a tre volti noti della TV: al caporedattore del TG1 Piero D'Amosso, all'ex giornalista Rai Tito Stagno, passato alla storia per aver commentato il primo arrivo dell'uomo sulla Luna, ma che era presente anche all'inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza. Allora giravamo con la pellicola, il telegiornale si girava con la pellicola. Il mio operatore, invece di mettere un caricatore di pellicola da 120, mise quello da 30. Per cui quando Padre Pio si avvicinò al microfono per pronunciare il suo discorso, il suo breve discorso, l'operatore mi fece segno in mezzo alla folla che stava sulla piazza che lui non era pronto. E allora io mi avvicinai di corsa al microfono, lo svitai lentamente e lo misi per terra. E lui mi disse testualmente: Guaglione, che cosa fai? E io gli spiegai: guardi padre, che quello che lei dice non deve restare in questa piazza, deve arrivare in Italia, deve arrivare nel mondo, e quindi deve avere pazienza. E lui pazienza ne ebbe, devo dire, aspettò. Non così la gente riunita in piazza che accolse questa mia esibizione con un ruggito. Oggi certamente qualcuno mi avrebbe sparato, mi è andata bene. Inoltre, il rettore del santuario di San Giovanni Rotondo e vicario provinciale Fra Francesco Di Leo ha premiato la giornalista Safiria Leccese di Mediaset, che ha dato ampio risalto alla figura di Padre Pio nel suo programma La strada dei miracoli. Vi devo raccontare che nel 1999 tutto il mondo fremeva per la beatificazione di Padre Pio. Bene, io però, insomma, allora ero veramente giovane, no? Diversamente giovane come adesso, e insomma facevo tutte le cose, quelle strong al telegiornale, quindi montagne che cadevano, purtroppo vite perse, terremoti, e come mi dicevano le mie amiche, come diceva Badantuono, doppia T, terremoto e tragedia, là sei tu. Bene. Arriva la beatificazione di Padre Pio e mi arriva la telefonata del direttore. Dice: guarda che abbiamo scelto te per 2 ore di diretta dello speciale. Per che cosa? Dice: viene beatificato Padre Pio. Chi? Padre Pio. Ah, quello con la barba. Per carità, ma per carità, ma io non ci andrò mai. Era quello che io vedevo una volta che mia nonna, sai, le nonne tenevano i rosari. No. Ora mi inquieta già solo a vedere, no, guarda, mi dispiace, datemi un altro servizio, mi dispiace, rido, faccio, dico, attacco il telefono. Il giorno dopo dice: forse non ti è chiaro, non hai letto bene il contratto da giornalista, io ti posso far licenziare se tu non lo farai. E da là è cominciata una storia. Sono 20 anni, quindi la storia è lunga, è fatta di tante tappe, e siccome qui ci sono loro, mi piace dire che alcune tappe, stasera questa la divido con voi, con Gianni Mozzillo che mi ha voluto qui e mi ha, come dire, ingaggiato per essere qui, con Padre Francesco e con Antonio e Maria Lucia, perché loro sono venuti sulla strada dei miracoli a raccontare la storia di Matteo, Padre Francesco e Padre Marciano. Padre Marciano ha detto che mi ha perdonato per averlo interrotto e strainterrotto tante volte in trasmissione, però è difficile non interrompere. I tempi. Come hai fatto? Io non ci sono riuscita mai a interromperlo, anzi. E tutto questo poi è stato anche scritto nel libro, questa storia di Padre Pio io l'ho raccontata anche nel libro, quindi il premio non è assolutamente meritato, però sicuramente è, come dire, accolto con un'immensa gioia. Vi ringrazio.
E per qualche minuto abbiamo lasciato San Giovanni Rotondo, ci siamo spostati idealmente a Pietrelcina per seguire questo servizio dedicato al Premio San Pio. Intanto abbiamo guadagnato qualche minuto di tempo perché dalle immagini vediamo che il furgone contenente la teca con le reliquie del santo di Pietrelcina è giunto sul sagrato di Santa Maria delle Grazie. Vedete, pioggia battente, ombrelli aperti, ma tante le persone che hanno scortato Padre Pio in un abbraccio affettuoso dalla chiesa fino al santuario. E abbiamo le immagini che ci arrivano in diretta. Ecco, adesso la teca sarà posizionata su una portantina, un carrello, e poi posta al centro della navata del santuario di Santa Maria delle Grazie, accanto al quadro della Madonna di Cestocova, come è successo l'anno scorso accanto al quadro della Madonna di Pompei e 2 anni fa vicino la statua della Madonna di Fatima. Lo abbiamo detto tante volte, Maria Antonia, ma continuiamo a sottolinearlo, proprio a voler evidenziare il legame filiale materno tra il santo di Pietrelcina e la Madonna. Una devozione nata nella culla. Infatti la prima immagine che ha visto Padre Pio è stata quella della Madonna della Libera di Pietrelcina, una devozione filiale proseguita anche qui nel santuario di Santa Maria delle Grazie, in convento, sotto la protezione del bellissimo mosaico raffigurante la Madonna delle Grazie. E qui con la presenza della Madonna di Cestocova, state vedendo adesso appunto in fondo alla navata centrale, è stato posizionato il quadro, l'icona pellegrina della Madonna di Cestocova, si evidenzia anche un altro legame, l'abbiamo ricordato, oltre alla fortissima devozione mariana di Padre Pio, anche lo strettissimo legame con San Giovanni Paolo II. Allora, io prima avevo citato dei passaggi dell'omelia pronunciata da Giovanni Paolo II in occasione della canonizzazione di San Pio, e vorrei aggiungere un pezzettino di omelia pronunciata a braccio in quell'occasione, sì. Ovvero il momento in cui Giovanni Paolo II ricorda proprio il loro incontro. Infatti la prima volta che Giovanni Paolo II venne qui a San Giovanni Rotondo fu quando era ancora giovane sacerdote, Karol Wojtyla appunto, nel 1948, e il Papa nel pronunciare le parole al termine della giornata appunto di canonizzazione di San Pio aggiunse, parlando a braccio, che anche lui aveva avuto il privilegio nei suoi anni appunto giovanili di approfittare di questa sua disponibilità di penitenza, e appunto si riferiva al ministero al sacramento della riconciliazione di cui Padre Pio è stato appunto testimone instancabile. Quindi tornò poi ancora una volta Giovanni Paolo II da cardinale nel 1974 e da papa nel 1987, il 23 maggio, e fu quella la prima volta che un papa si recava a San Giovanni Rotondo. Chiedo alla regia di darci anche un filo d'audio, un tappeto d'audio di quello che sta succedendo a Santa Maria delle Grazie. Abbiamo visto un applauso, ma credo che sia ancora in corso, le campane, quindi l'accoglienza festosa, l'abbraccio del popolo di San Pio, dei fedeli, dei devoti di San Giovanni Rotondo, dei tanti pellegrini che quotidianamente vengono qui in santuario, accolgono le reliquie del corpo del santo nel santuario di Santa Maria delle Grazie, dove rimarrà fino a questa primavera. Immagini che parlano da sole. I giovani frati studenti, anche frati di altre comunità che hanno voluto portare in questo tratto conclusivo Padre Pio a spalla, la sosta dinanzi
l'icona della Vergine Nera di Częstochowa. Momento molto bello questo. Credo davvero da incorniciare. Prima tu, Paola, facevi riferimento anche ai tanti telefoni che cercano di immortalare questi momenti. Io adesso ascoltavo il rumore dei flash. Mi viene in mente questa considerazione. A volte si può avere anche la sensazione che appunto nel riprendere con i telefonini ci sia, diciamo, una smania eccessiva, no? Nel voler fotografare, però ieri sera, guardando il nostro canale, in particolare le clip storiche che mandiamo in onda su Padre Pio, rivivendo davvero quei momenti che sono pezzi di storia, pezzi della vita di San Pio, pezzi anche di storia per questo paese, insomma, immaginandomi anche i tanti telespettatori che vedono queste davvero fantastiche clip che prendiamo dal nostro archivio storico, pensavo a quanto invece poi sia importante raccontare e documentare. Reciteremo l'Angelus, facciamo silenzio. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ed ella concepì per opera del Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo pieni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e ora e sempre, e in secoli e secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, e riposi in pace. Atto di affidamento al cuore immacolato di Maria, regina della Polonia. Madre immacolata, madre di Gesù e madre mia, Maria, regina della Polonia, prendendo come esempio San Giovanni Paolo II, oggi ti dico, sono tutto tuo. Affido al tuo cuore immacolato me stesso e tutto ciò che sono, la mente, il cuore, la volontà, il corpo, l'anima, le emozioni, la memoria, le ferite, le debolezze, il mio passato sin dal concepimento, il presente e il futuro fino alla mia morte, ogni mio passo, azione, parole e pensiero. Affido al tuo cuore immacolato anche la mia famiglia e tutto ciò che possiedo. Ti affido le mie opere, preghiere e sofferenze. Tu sei la migliore delle madri, proteggi me e i miei cari da ogni male, intercedi per le grazie necessarie della conversione e guarigione, guidaci nel cammino della vita e fa di noi strumenti per costruire il regno di tuo Figlio Gesù Cristo
unico Salvatore del mondo, da cui proviene ogni bene, la verità e la vita. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Polonia, prega per noi. Regina di Częstochowa, prega per noi. San Pio da Pietralcina, prega per noi. San Giovanni Paolo II. Nove, 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 nove
Santo, al termine della preghiera dell'Angelus nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove avete visto è stata portata la reliquia del corpo di San Pio, che sarà appunto in Santa Maria delle Grazie durante questi mesi invernali. La preghiera ritornerà ancora sempre in diretta alle 17:15 con il Santo Rosario e poi alle ore 18 la Santa Messa, che sarà presieduta da Fra Maurizio Placentino, ministro provinciale della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Ovviamente la programmazione di Padre Pio TV continua, quindi vi invitiamo, se lo vorrete, a rimanere comunque sintonizzati sulla nostra rete e vi auguriamo ovviamente una buona domenica. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a chi ha curato la parte tecnica.